Dunque, che differenza c'è, a parte la disidratazione, tra la fava fresca e quella secca? Beh, la maturazione, cioè la fava secca è diventata cerosa, come si dice, cioè è diventato un seme duro, quindi cambia completamente anche la composizione, è un prodotto diverso da quella fresca. Bene, ma esistono anche tanti altri tipi di fave, allora colleghiamoci con la nostra Giusy Brunetti che si trova a Carpino, in provincia di Foggia, vero Giusy? Sì, Alessandro. Come si dice, Carpino o Carpino? Carpino, Alessandro. Infatti siamo qui per parlare proprio della fava di Carpino, presidio Slow Food, e mi trovo con la signora Cannarozzi Maria Antonietta che produce questa tipologia di fava. Quali le differenze con le altre fave? La fava di Carpino è più piccola rispetto a quello che si trova comunemente in commercio. Ha la buccia più friabile, quindi si cuoce meglio rispetto alle altre fave. E come si coltiva? Allora, vengono seminate a fine novembre, raccolte poi fine maggio, inizio giugno col caldo, ed è un lavoro completamente manuale. Infatti vengono mietute con le falci, poi vengono legate in manocchi, sono dei covoni, che vengono messi a testa in giù e seccati al sole. Dopodiché c'è la pesatura, che non vuol dire pesarle, bensì schiacciarle, e poi vengono ventilate, quindi buttate per aria in modo che la paglia vada via e venga separata dalla fava. Come si cucinano, qual è signora? La zona di produzione? La zona di produzione è il territorio di Carpino, è ricco di azoto, fosforo, potassio e carbonato di calcio. Giusy, mi senti? Volevo sapere come si cucinano le fave di Carpino. La fava tipica di Carpino, quella del presidio, viene utilizzata secca, quindi praticamente viene bollita, si prepara una zuppa che noi normalmente facciamo come i nostri nonni nel cabinetto, nella pecora di terracotta. Certo. E poi sul piatto ci si mette un filetto d'olio, vero? Un filetto d'olio, posto del grano. Me ne fa vedere? Mi fa vedere un sacchettino? Certo. Ecco, lo metta davanti al microfono, così. Ecco, signori, le fave di Carpino. Bene, grazie Giusy. Grazie a voi, Alessandro. Abbiamo detto che oggi...